Ciao a tutti. Allora, innanzitutto sono molto contento di ricevere questo premio, anche se in queste modalità difficili di quest'anno. Naturalmente voglio ringraziare Francesco Fiumarella, il comitato che ha avuto la bella idea di pensare a me. E niente, dirvi che sostanzialmente sono molto contento poi di ricevere un premio alla memoria di Vincenzo Crocitti, perché quando ero ragazzino, insomma, prima di fare l'attore, io ero un malato di cinema, un cinefilo vero, di Monicelli in particolare, perché a un certo punto mi sono trovato a vedere Il Borghese Piccolo Piccolo. Conoscevo naturalmente Alberto Sordi, ma non conoscevo questo strano tipo che per la prima volta si è affacciato sulla mia vita, che mi ha molto interessato quando ho visto Il Borghese Piccolo Piccolo, peraltro in un ruolo anomalo poi, rispetto a quello che poi Vincenzo ha fatto. E qui arrivo alla seconda parte, perché poi io ho avuto da cinefilo, per cui con grandissima devozione, me lo sono ritrovato sul set del Medico in Famiglia, per cui io stavo cominciando e mi emozionava tantissimo vedere persone che già avevo visto, ero ancora in quello stadio di attore a quattro zampe. E questa è una foto prima di un ciak, e il tempo che ho passato con Vincenzo tra un ciak e l'altro poi è per me quello più bello, che io ricordo con grandissima gioia. Ci siamo fatti delle risate incredibile, perché è una persona simpaticissima, ironica, un bravissimo collega, per cui lo ricordo con grandissimo affetto. E poi vorrei concludere questa stranissima e anomalo messaggio, a proposito di cinema, parlando di cinema e augurandovi, che l'anno prossimo sia un anno in cui finalmente potranno riprendere i cinema, i teatri. Si potrà andare a sentire i concerti, insomma, che si ritorni prima possibile alla normalità, che è una cosa fondamentale. Insomma, ho la sensazione che questo governo pensi un po' troppo poco, per il momento, comprensibilmente per certi versi, ma insomma è decisivo per me. E no, approfitto di questa occasione per dirlo, che riapra presto tutto, perché c'è tanta gente che ci lavora. E vi ringrazio ancora di cuore, e vorrei finire con questo gesto solenne, perché ho comprato anche il chiodo e sono riuscito a rimediare la cornice, che è questo gesto qui, che adesso non riuscirò a fare naturalmente. Vabbè, l'idea era quella, insomma, di... Ecco, ce la faremo. Ale! Vabbè, insomma, vabbè, ci siamo capiti, migliorerò. Grazie ancora.